Cosa c'è in comune tra un tablet e un libro stampato coi caratteri mobili? Niente? Forse no. Chi si occupa di ebook, quindi di grafica sull'ebook e quindi di leggibilità dei caratteri, e si sta occupando di questi problemi di cui la tipografia si è occupata per 5 secoli. La storia dell'editoria rimane di moda. Come dire, noi usiamo le sculture del pensiero che sono i caratteri. Lo schermo elettronico sono gli ectoplasmi elettronici, sono dei fantasmi. Però la comunicazione scritta passa sempre attraverso il segno. E quindi editorie come questa dei Tallona dal Pignano rimangono luoghi da visitare e da cui imparare. Si apprende anche molto dagli apporti delle persone, dalle loro domande, dalle loro richieste. E poi è anche bello poter spiegare l'importanza di questa tradizione che è arcaica da una parte e modernissima dall'altra, perché noi veicoliamo non solo autori o poeti antichi ma anche contemporanei. E quindi proprio attraverso questi caratteri che hanno una grande forza. Dai Tallone il passato incontra il futuro. Qui c'è la locomotiva su cui volle salire Pablo Neruda, grande amico di Alberto Tallone, con cui pubblicò 3 inediti. Qui c'è la macchina con cui fu stampata la prima edizione dell'Ulisse di Joyce. Qui la storia abbraccia le nuove pubblicazioni dell'atelier tipografico del 700. Noi siamo motivati e siamo appassionati, quindi quella non è una banalità, è proprio la motivazione fondamentale.